Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. In una opportunità come questa non ci sono parole, forse due paroline per ringraziare Francesco, il nostro fratello, per celebrare con noi questa festa di Sant'Ignazio. Quando viaggio mi chiedono spesso sul nostro fratello Francesco. E ho detto parecchie volte che una delle cose che mi ha colpito sempre quando ho trovato Francesco è come si sente profondamente gesuita nel modo di sentire, nel modo di reagire a diverse questioni. E poi nell'aereo del ritorno del Rio ha detto ai giornalisti che non soltanto si sente gesuita, ma la penso come gesuita, ha detto. Allora, sentire e pensare tutto insieme. E quando gli ho chiesto sul senso di questa celebrazione oggi, mi ha detto semplicemente: quello che io voglio è soltanto celebrare la festa di Sant'Ignazio con i miei fratelli gesuiti. Grazie, Francesco. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa Eucaristia chiediamo la conoscenza intima del bene ricevuto, perché riconoscendo la misericordia e la bontà di Dio verso di noi, possiamo in tutto amare e servire il Signore. Interceda per noi Sant'Ignazio e si unisca alla nostra lode, perché il nome adorabile del nostro Salvatore sia glorificato nei cieli e su tutta la terra. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, per apprenderne possesso. Beato chi cammina nella legge del Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Se qualcuno vuole svenire dietro a me e rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. In questa Eucaristia, in cui celebriamo il nostro padre Ignazio di Loyola, alla luce delle letture che abbiamo ascoltato, vorrei proporre tre semplici pensieri guidati da tre espressioni: mettere al centro Cristo e la Chiesa, lasciarsi conquistare da Lui per servire, sentire la vergogna dei nostri limiti e peccati per essere umili davanti a Lui e ai fratelli. Lo stemma di noi gesuiti è un monogramma, l'acronimo di Jesus Hominum Salvator. Ciascuno di voi potrà dirmi: lo sappiamo molto bene. Ma questo stemma ci ricorda continuamente una realtà che non dobbiamo mai dimenticare: la centralità di Cristo per ciascuno di noi e per l'intera compagnia che Sant'Ignazio vuole proprio chiamare di Gesù, per indicare il punto di riferimento. Del resto, anche all'inizio degli esercizi spirituali ci pone di fronte a nostro Signore Gesù Cristo, al nostro Creatore e Salvatore.
E questo porta noi gesuiti e tutta la compagnia ad essere decentrati. Per noi, per tutti noi, è Cristo il centro della mia vita? Metto veramente Cristo al centro della mia vita? Perché c'è sempre la tentazione di pensare di essere noi al centro. E quando un gesuita mette se stesso al centro e non Cristo, sbaglia. Siamo, per così dire, spostati. Siamo al servizio di Cristo e della Chiesa, la sposa di Cristo, nostro Signore, che è la nostra Santa Madre Chiesa gerarchica. Essere uomini radicati e fondati nella Chiesa. Così ci vuole Gesù. Non ci possono essere cammini paralleli o isolati. Sì, cammini di ricerca, cammini creativi, sì. Quello è importante, andare verso le periferie, le tante periferie. E questo, per questo ci vuole creatività, ma sempre in comunità, nella Chiesa, con questa appartenenza che ci dà coraggio per andare avanti. A me sempre mi è piaciuto pensare nel tramonto del gesuita, quando un gesuita finisce la sua vita, quando tramonto. E vengono sempre a me due icone di questo tramonto del gesuita. Uno classico, quello di San Francesco Saverio, guardando la Cina. L'arte lo ha dipinto tante volte questo tramonto, questo finale di Saverio. Anche la letteratura, in quel bel pezzo di Pemán. È così com'è. Alla fine, senza niente, ma davanti al Signore. Questo a me fa bene pensare questo. L'altro tramonto, l'altra icona che mi viene come esempio è quello del padre Arrupe. Nell'ultimo colloquio nel campo dei rifugiati, quando ci aveva detto, cosa che lui stesso diceva, questo è, lo dico come se fosse il mio canto del cigno, pregate, la preghiera, l'unione con Gesù, no? E dopo aver detto questo, ha preso l'aereo e è arrivato a Roma con l'ictus, che ha incominciato quel tramonto tanto lungo e tanto esemplare. Ma due tramonti, due icone che a tutti noi farà bene guardarli e tornare a questi due e chiedere la grazia che il nostro tramonto sia come quello di loro. Spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Vogliamo presentare a Santo Padre un dono, con desiderio che lo conservi presso di sé. È una piccola riproduzione dell'immagine della Madonna della Strada per il suo tavolo di lavoro. Ti dedica a Dio Onnipotente, Figlio e Spirito Santo. Amen. In nome del Signore andate in pace. Thank you.